Cosa c'è di meglio se non rinnovare i propri look con capi anche vecchi che riutilizziamo molte volte che sono nel nostro armadio, se non con accessori anche di tendenza? Quindi in questo video andremo a vedere quelle che sono le borse, le collane, l'anello, il kim, tutto ciò che va di moda per questa primavera estate 2021. Siete pronte? Prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi al canale proprio qua sotto, cliccando sulla campanella per rimanere aggiornati a tutti i video che pubblicherò ogni domenica alle ore 10. E poi mi trovate su Instagram come i Irene Closet, là pubblico un sacco di tips e video su moda, stile di vita positivo, sostenibilità, make-up e tantissime altre curiosità. E ora iniziamo davvero, vai! Iniziamo subito con le catene. Come vedete ho gli indossi un esempio. Sono molto di moda infatti le catene, anche in sovrapposizione come in questo caso, ma anche catene molto più grandi, sia per collane che per braccialetti, che anelli, e chi più ne ha più ne metta. L'imperativo è che siano argento, oro e che siano catene. Borse con tracolla a catena, tanto per non sbagliare. Le borse con la catena, che siano grandi oppure piccole, hanno un minimo comune denominatore, ovvero che abbiano una catena bella larga, bella ampia. La maggior parte delle borse che troverete in commercio hanno la catena oro. Se come me amate le catene argento, forse avete un pochino più di difficoltà, ahimè, però sono molto interessanti per arricchire anche il look più semplice. Cappello da pescatore. Il cappello da pescatore è quel cappello che ha la tesa che va verso il basso, tutto circolare intorno. Allora, questo tipo di cappello va di moda ormai da diversi anni, da diverse stagioni. Mi ricordo già che sono passati almeno 2 anni dalla prima volta che li ho visti in Fashion Week. In realtà continuano ad andare molto di moda e continuano a essere popolari soprattutto tra le ragazze più giovani. Si trovano di tutti i tipi e di tutti i tessuti, dal cotone ai cappelli intrecciati, da quelli più sportivi a quelli più rock. Sicuramente sono un elemento top per arricchire il proprio look e darne anche un tocco di personalità, se piace. Accessori orecchini con le perle bianche. Come vedete anche in questo caso sto indossando un esemplare di orecchino con perla bianca, fake ovviamente, però vabbè, questo è un dettaglio. E questo tipo di orecchini illumina proprio tutto il look. Se vi sta bene il bianco, allora questo tipo di accessori sono il top per illuminare l'incarnato e per illuminare tutto il look. Ecco perché li ho scelti. Si trovano sotto forma di orecchini, ma anche di collane, anche in piccoli dettagli. Scrunchies, ancora super di moda, io sono felicissima di questa cosa. Gli scrunchies, che arrivano direttamente dagli anni 90 e sono appunto quegli elastici per capelli in tessuto belli cicciotti. Mi piacciono molto perché soprattutto se scelti materiali come seta e simil seta sono perfetti per non rovinare i capelli, quindi io li uso moltissimo. Poi adesso vanno di moda di tantissimi colori e fantasia, anche in questo caso servono per arricchire la parte posteriore del look e per creare dei look interessanti. L'ultima novità riguarda gli scrunchies un pochino più particolari, quindi con fiocchi oppure con nastri un pochino più lunghi, quindi molto particolari. Occhiali da sole colorati. Sicuramente avrete visto la nuova linea di Chiara Ferragni Collection per gli occhiali da sole, stanno spopolando tutti coloratissimi, infatti è una delle tendenze forti per gli occhiali da sole per questa primavera estate 2021. Anche in questo caso questo tipo di accessorio serve per arricchire un look piuttosto semplice. Basti pensare un look come questo con una t-shirt e un jeans, un paio di occhiali da sole coloratissimi ha già creato un look. Borse intrecciate in tessuti naturali. Anche questa tendenza è un po' che si vede in estate. Io sono molto contenta perché in questo modo si creano delle borse anche un pochino più sostenibili, perché appunto create a partire da materiali naturali. Anche in questo caso, se vi capita di andare in vacanze, località di mare, località particolari, se ne trovano anche molto belle di artigianali e sono molto interessanti per l'estate perché danno un senso molto meno appesantito al look, soprattutto per giornate caldissime, rispetto alla classica borsa in pelle o pelle fake. Concludiamo questa carrellata con l'ultima borsa, cioè la borsa con trasparenze. Non so se avete visto, una delle ultime tendenze sono proprio quelle delle trasparenze, quindi borse in cui si vede o si intravede l'interno o comunque con giochi tono su tono, giusto per avere un attimino di prata. Non sono stata mai una fan di queste borse, che per quanto possono essere carine sono veramente poco pratiche a mio parere, anche perché vedere cosa c'è all'interno della borsa non mi pare il caso, anche perché le mie borse sono tutte tipo un caos allucinante, però vi segnalo anche questa tendenza. Ragazzi, queste erano le tendenze per quanto riguarda gli accessori, abbiamo visto un sacco di cose, io vi leggo tutti qua sotto nei commenti e quindi chiacchieriamo un pochino e noi ci sentiamo come sempre ogni domenica alle ore 10 con un nuovo video YouTube. Ciao!